Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e del nostro nuovo video. Iscrivetevi in tanti, mi raccomando. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere una nostra nuova box. Vai Birillo, esponicela. È arrivata I Just 3. Eccola qua, della Elaf. Una boxita con un atomizzatore Elo duro. Tanta roba. Ora andremo a fare vedere al suo interno come è composto il packaging di questa boxettina entry level che fa tanto vapore. Ora andremo a far vedere da vicino come è composta, poi prova di svapo e conclusioni finali. Eccoci qua a far vedere il packaging di questo kit Just S con l'elo duro. Allora, lo scratch and check di originalità, il colore purple. Cosa c'è al suo interno, tutto ben scritto qua dietro, dove potete trovare qualsiasi suggerimento della Just S. Ora apriamo. Al suo interno c'è il tubetto, poi l'atomizzatore Elo duro, bellissimo. Poi al suo interno il manuale della Just S, il manuale dell'Elo duro, le coil che si possono mettere all'interno dell'Elo duro. Ci sono tantissime tipi di resistenze che hanno fatto per questo atomizzatore, con le mesh, con 4 coil, 3, 2 e 1. Le migliori sono quella 65-75 watt, 70-80, che sono con le mesh, sono buonissime, si sente molto bene l'aroma. Poi al suo interno ha un cavetto di ricarica, un vetro di ricambio che è al suo interno e degli o-ring di ricambio, l'antigoccia, un altro pezzo uguale, è un gommino che va all'interno della box e altri o-ring di ricambio. Il prodotto originale, un bel prodottino con tutto il suo manuale scritto in tutte le lingue, anche in italiano. Ti può spiegare bene la funzionalità della box, la funzionalità dell'atomizzatore. E diciamo che è un kit entry level da cloud, perché fa tanto vapore, funziona bene la boxetta. Ora andiamo a fare la prova di svapo e tiriamo qualche conclusione su questa bella boxettina che ha l'atomizzatore che ha 3 fori dell'aria. Facciamo vedere 1, 2 e 3. Rimane sempre bella, si raffredda bene, diciamo. Si accende con 5 click e si spegne con 5 click. Ora andiamo a fare la prova di svapo a tirare qualche conclusione su questa kit. Eccoci arrivati a conclusione finale della prova di svapo di questa boxettina qua o kit. Ricordiamo, presa da Svapo Caffè Maria di Carrara, Molliciana e La Spezia. Andatela a trovare. Andiamo a provare. L'aroma si sente. Si sente bene, fa un fumo della Madonna. La triplice dell'aria, si affredda subito. Tanta roba. Fa anche tanto vapore. Sì. Fa tanto vapore e ti lascia un aroma molto buono. E quella è la bella cosa. C'è la resistenza con la mesh dentro. Uno che si vuole divertire, che vuole fare del cloud e vuole sentire un buon aroma, è un kit molto pratico e ti si ricarica appaga con la presa USB, sì. 3000 ampere, microampere di... Qui c'è anche una bella batteria. Una bella batteria. Tanta possibilità di metterci tanti tipi di coil,
ha questo atomizzatorino, funziona benissimo, che si apre per la ricarica. Ricarichi. E sei a posto. E sei a posto. Un bel oggettino. Che voto gli dai a questo kit? È un kit da 9, 9 e mezzo, anche 10. Anche 10. Torna comodo, sì. Piccolino. Non è neanche schiena, troppo pesante. Non è pesante. Questo è acrilico, sembra marmorizzato. È vero. Bello. Un bel kit. Lo consigliamo. Lo consigliamo, assolutamente. Per chi vuole iniziare a svappare un po' di cloud, che magari hanno una P16, hanno delle boxette un po' più piccole, sempre entry level, prendendo una boxetta così c'è un po' più di autonomia per il liquido. Sì. La batteria ti dura in base a quanto svappi. Vabbè. Se ci dai compulsivo va giù, vabbè, ma tutte le batterie vanno giù. Tutte le batterie. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi. E ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare perché faremo vedere altri prodotti, altri liquidi, altre cosine per, riguardanti il mondo dello swap. Allora, ci rivediamo. Ciao!